Un saluto da Cromboy e bentornati in Dyson Sphere Program. Come vedete siamo ancora molto limitati dall'elettricità, ma siamo sempre più vicini a cominciare a costruire la sfera di Dyson. C'è una cosa che avrei dovuto fare da un po' di episodi, ovvero un bel viaggio interstellare. Quello che mi preoccupa è naturalmente la presenza della Dark Fog in tutti i sistemi, però a questo punto cominciamo ad avere una seria carenza di grafene, che comincia a essere a posto qua. Io in realtà comincio a limitarlo qua un momento perché sennò dall'altra parte si blocca un altro pezzo di produzione e quindi dobbiamo andare a recuperare il grafene dal FireEyes che è su un altro sistema solare. Ho già mappato il pianeta che voglio raggiungere e qui possiamo andare a prendere i nostri Space Warper per viaggiare più veloci della luce. Abbiamo un po' di fabbriche, abbiamo un po' di produzione elettrica, abbiamo un po' di estrattori, spero che basti tutto, e abbiamo anche naturalmente due basi spaziali per cominciare a rimandare indietro le materie prime. Non vedo il... Ah, eccolo lì, adesso vedo la linea del puntamento, proviamo ad andare. Ok, cominciamo a accelerare un po'. E dovrebbe essere Warp engine activated. questo. Warp engine deactivated. Ed eccoci qua in un altro sistema solare. E là c'è l'hive della Dark Fog. Vediamo se riusciremo a fare una base qua. Un altro pianeta in orbita attorno a una gigante rossa. Su questo pianeta c'è anche dell'acido solforico, dei marina di acido solforico, quindi potremmo anche provare a usare quelli. Eccoci qua. Andiamo alla ricerca del FireEyes. Via questo. Allora, qui dovrebbe essercene 19 milioni di FireEyes. È un pianeta decisamente ghiacciato. Non vedo risorse. Ecco qua, la prima vena di FireEyes da consumare. E lì una seconda vena. Perfetto. Direi che può andare alla perfezione qua. Cominciamo a mettere giù un paio di miniere. Perfetto, vediamo se abbiamo un po' di corrente. Non proprio cominciare con una cosa minima. Con questa prima produzione possiamo cominciare ad andare giù da questa parte. Stando su questo lato del pianeta andiamo a mettere giù le nostre fabbriche, una per cominciare naturalmente, e questa deve creare no, penso che sia una delle fabbriche chimiche che ci servono. Temo di non aver portato, no, sì, le ho portate. Ok, eccole qua. Perfetto, e ci serve questa che crea due di grafene e uno di idrogeno. L'idrogeno lo andremo a consumare naturalmente per produrre energia, almeno in questa fase iniziale. Cominciamo a mettere giù qua il palo della luce per partire qua. E questo
Siamo un po' già sul ridge del pianeta. Io non so perché riesco sempre a incastrarmi così vicino al nulla. Cominciamo a mettere giù appunto una bella centrale elettrica qua. Ottima. Bisogno di uno di questi. Perfetto. Da qui possiamo uscire con uno di questi e uno di questi. Qui set filter questo. E l'altro set filter. Il carbonio. Perfetto. E ora questo dovrebbe cominciare a bruciare. Qui cominciamo a raccattare questi che c'è un po' di carbonio spurio dentro. A questo punto possiamo già cominciare a mettere giù una delle nostre basi. Questa userà un sacco di energia, purtroppo. Però almeno possiamo cominciare ad andare a mettere via un po' di corrente. In questo modo. Allora, qui ci servirà di sicuro uno di questi. Perché uno di questi qua. Per raccogliere un po' di energia. Remote demand. Poi, appunto, dicevamo la grafite. Remote supply. Perfetto. Gli diamo le 10 astronavi. Ottimo. E colleghiamo tutto alla corrente, che non gli fa di sicuro male. E come vedete non abbiamo minimamente la corrente per cominciare a ragionare di queste cose, ma noi non ci preoccupiamo perché andiamo avanti e costruiamo un'altra di queste qua e un'altra di queste qua e cominciamo a essere pericolosamente vicini a un altro deposito di ferrite. Quindi cominciamo a avere tre di queste. Riusciremo a consumare abbastanza. Abbiamo giù tre di queste. Abbiamo bisogno anche della linea dall'altra parte, così. Colleghiamo anche questo. Prova a dare un po' di energia. Cos'ho per che possono bruciare? Temo niente. Meno di andare a prendere i miei, ma abbiamo finito anche il nostro carburante, quindi non siamo in una buona condizione. E non abbiamo ferro per fare altri di questi. Ottimo. Allora, facciamo così però. Togliamo questo da qui e mettiamo questo qua. In modo che dovrebbe dare abbastanza energia. Almeno per cominciare a prendere questo idrogeno. E bruciarlo. Non l'ha fatto. Pazienza. Allora, andiamo a mettere giù questo idrogeno. Perché non lo vedo? Eccolo qua. Ok. Allora, questo cominciamo a metterlo al minimo. Surging power veramente al minimo. Però anche con max charging power al minimo vediamo che non ce la fa. Colleghiamolo. Lasciamo andare un pochino il sistema in modo
che produca. Intanto vediamo se queste riescono ad entrare comunque. Quindi fino a quando non dobbiamo far andare le navi, possiamo per il momento tenerlo scollegato. Allora, questo ora lo colleghiamo ancora così, questo lo colleghiamo così e andiamo avanti. Pali sbagliati, mi sembrava. Questi, uno e due. Cominciamo a avere un pochino di backlog qua, finalmente. Possiamo mettere anche centrali dall'altro lato. Tolgo di mezzo questa. Mettiamo una terza centrale qua. Ah, ho finito le centrali elettriche? No. Ho finito lo spazio delle centrali elettriche, perfetto. A questo punto siamo oltre il 100%, possiamo arrischiarci a ricominciare a agganciare questo. Questo ci manda abbastanza in basso, ma... come vedete, a questo punto, mentre carica di energia la nostra base, siamo abbastanza ancora a posto. Allora, naturalmente qui l'estrazione è ancora minima. Voglio effettivamente vedere partire la prima nave. Però io non ho messo la richiesta sull'altro pianeta. Allora, vediamo qui come siamo. 460. 460. E con 460 dovrebbero riempirsi due o tre navi. Mi preoccupa il fatto di non avere corrente, di non avere energia con me. Qui vedo che comunque stiamo cominciando ad andare. Il problema è che si potrebbe bloccare tutto da un momento all'altro. Questo si sta ancora caricando, come vedete il caricamento è molto lento in questa fase. Allora, proviamo, se ho ancora qualche base io la metto giù, perché non ha senso ripartire da questo pianeta prima di aver fatto tutto il lavoro possibile. Mi preoccupa non avere corrente in questo pezzo di viaggio. Questo lo accogliamo qua. Metto una di queste così ricarico anche il mecha. Ed ecco, ricaricando il mecha si è inchiodato il sistema. Siamo assolutamente a filo. E purtroppo con questo non si può... senza questo non si può bootstrapparlo. Ci vorrebbe un elegante sistema di interruttori. Non so perché è finito dell'idrogeno qua. Anzi, temo di saperlo. Via.
Allora, rifacciamo ripartire questa, vediamo se basta. Ah, queste sono a posto. Questo non è a posto, filter questo. Tutte le altre non sono a posto uguale. Ok. Che disastro. Rifacciamo tutto, via. Allora, la cosa che mi preoccupa di questo pianeta è il kickstart per avere abbastanza energia e poi poter effettivamente funzionare. Allora, qui adesso abbastanza energia ce l'hanno, metto questo giù qua, però se vado a ricaricare finiamo sotto soglia. Ci sarebbe un pochino di carbone, non tanto. Oppure va bene, facciamo una cosa così, tanto abbiamo altre. Abbiamo assolutamente altre centrali a disposizione. Il problema di queste centrali è che hanno bisogno a loro volta di energia per funzionare. Ok, a questo punto siamo a posto dal livello dell'estrazione. Ricolleghiamo questo così. Colleghiamo questo così. Siamo ancora bassi, siamo al 41%. L'energia che riusciamo a buttare fuori la stiamo immediatamente consumando. E stiamo continuando a caricare questo. Allora, quando questo sarà carico, avremo probabilmente meno problemi. Per ora l'idrogeno sta andando tutto qua ed è tutto attorno al 42. Bene, io direi che è il momento di tornare sul pianeta base, anche perché potrebbe essere a rischio. Perfetto, segniamocelo. E andiamo. Preoccupa sempre l'uso di energia, ma andiamo. Ho lasciato giù tutti i moduli per il volo dell'iperspazio, sono troppi. Me ne vuole solo metà di questi. Oddio, non li ho lasciati giù. E ne ho 19. Allora, però 9 li lascio giù. Ok, 10 li ho lasciati giù. E allora perché non è partito? Riproviamoci. Ok, cominciavo a stare in pensiero per il mio motore warp. E siamo fortunatamente tornati alla base, adesso cerchiamo di ricaricare un po' di energia e soprattutto di andare a prendere un po' di queste. Ah, meno male. Eccoci qua, andiamo a caricare tutto quello che si può e via. Ok, adesso dovrebbe esserci un attacco su Deinobad Kratos o come cavolo si chiama. Qui possiamo cominciare a richiedere queste remote demand. No, in realtà remote demand c'è già e local supply. Perfetto. Non stanno però ancora arrivando le navi da con il grafene.
Allora, cominciamo a fare un discorso diverso a questo punto. Stacchiamo questo del tutto. E stacchiamo questo del tutto e lo facciamo andare solo dritto. Ottimo. Qui dovrebbe esserci abbastanza spazio per far arrivare le nostre navi interstellari con il grafene. Intanto l'attacco dovrebbe essere assolutamente finito dall'altra parte. Ottimo. Andiamo a prendere tutti questi che cominciano a essere un buon numero. E per il momento li mettiamo manualmente a disposizione qua. Oi oi oi, allora, non c'è uno spazio. Però sono arrivati. No, non sono arrivati. Sono in transito. Allora, possiamo mettere questi così? Perfetto. Non volevo questo tipo di cose, volevo questi. A raccattare tutto l'eccesso. Ok, allora questo è a posto. Qui ora stanno transitando un po' di questi. Cosa non vedo? Il vorrei sganciare una di queste cose. Purtroppo nessuna di queste sta ancora necessaria. Ci vuole il max load per il vessel che è 200. Quindi a un certo punto dovrebbe arrivare un 200 dall'altro pianeta. Qui stiamo comunque cominciando a saturare la nostra linea. Va qui e va di là, naturalmente si divide. Volevo vedere se arrivava una. Allora facciamo così, noi abbiamo un'altra base spaziale, la mettiamo giù così qua. Ok. E questa in realtà vorrebbe avere questi remote demand e naturalmente la parte dell'iperspazio che è qua. Remote supply e local supply, perfetto. Allora qui andiamo a mettere tutti i pezzi dell'iperspazio che abbiamo ancora a disposizione e andiamo a mettere qua. Ottimo. Qua prendiamo uno di questi e lo colleghiamo qua. Giuro che c'è un metodo in questa follia. Devo togliere di mezzo questo. Prendiamo di mezzo un momento. C'è un metodo in questa follia. Uno va così da qui a qui. Da qui a qui una linea temporanea. Da qui esce il grafene. Quindi qua non ci dovrebbe essere più il grafene che esce da qua e entra di là e poi riesce da qua. Perfetto.
Allora, sta uscendo il grafene da quella parte, questa la colleghiamo così. Qui abbiamo bisogno ancora di questi, ce ne abbiamo 105. Abbiamo bisogno anche di un po' di navi. Andiamo a fare le navi. Ultima cosa di questo episodio, una decina di navi, ce ne vengono solo due purtroppo. Abbiamo finito dei minerali. Cominciamo a mettere questa nave e vediamo. Se con remote demand arriva qualcosa, non sembrerebbe. Allora, qui stiamo continuando a consumare. Voglio effettivamente usare questo come sorgente per tutto il grafene necessario, fino a che qui smontiamo tutto il grafene necessario, liberiamo uno slot. Allora, vediamo cosa abbiamo bisogno per altre navi. Abbiamo bisogno di titanio. Titanio lo avevamo cominciato a produrre, non mi ricordo dove, penso di là. Viene in mente che mi sembrava fosse di qua il titanio. Probabilmente no, no, è di là il titanio, eccolo. Ok, a questo punto facciamo tutte le navi che volete. Una trentina di navi. Ballo a fare i motori. Ok, quindi qui sta abbastanza andando il flusso. Voglio però regolarlo in questo modo. Ok, prima quello che viene da fuori e poi quello che arriva da noi. Naturalmente tutto quello che andiamo a produrre adesso dovrebbe essere agilmente impacchettato. Andiamo con un bel impacchettamento qua. Non so cosa abbiano combinato che il non abbiamo l'impacchettamento di serie da parte delle basi spaziali. Ok, a questo punto questo abbiamo ricercato un altro pezzo, questo può accettare prevalentemente questo. Questo dovrebbe rallentare l'altra parte dove sta arrivando tutto l'acido necessario, ma così risparmiamo un po' di risorse. Sto cercando però di vedere se a questo punto qua comincia a arrivare qualche carico dall'altro pianeta. Che nel caso non capisco perché non stiano arrivando. Vediamo se qua si completa. Ce ne vuole ancora un po'. E comunque non c'è un impacchettamento a 4 sicuro. Come siamo messi l'elettricità su questo pianeta? Siamo messi maluccio, maluccio con le batterie, questo è il problema, siamo messi male con le batterie. Abbiamo cominciato a consumare veramente tanto, qui quante batterie abbiamo da parte? Poche. Poche comunque, ok. Abbiamo effettivamente tutta la produzione di cubetti che sta andando al massimo volume, questo è completamente spesa. Qui possiamo andare a prenderne, ma
quello che è. Andiamo a fare lo stesso discorso con i cubetti rossi. I cubetti rossi sono quasi sempre al massimo. I cubetti viola non li stiamo prendendo, i cubetti blu sono qua dietro. Stesso discorso, andiamo a prenderli e a far andare avanti la ricerca. Ok, giù, giù, ok, ok, torniamo di nuovo su quella base a vedere se a che punto siamo, se sta arrivando qualcosa. Non sembra arrivare niente a questo punto. Anche il trasferimento di risorse non sembra sufficiente. E direi però che a questo punto, tra episodi, andrò a vedere se c'è un problema nel trasferimento del grafene, se ho sbagliato qualcosa nel cominciare a agganciare i due pianeti. E in ogni caso, comunque, cominciamo ad avere un bel po' di grafite di grafene pronto per tutto quello che ci servirà per la nostra sfera di Dyson. Quindi noi ci fermiamo qua e nel prossimo episodio penso che lavoreremo esclusivamente sulle tecnologie della sfera di Dyson. Per ora è tutto e alla prossima.